Il progetto della fattoria didattica al Codibugnolo nasce dalla volontà di recuperare antiche razze locali ormai in via di estinzione e di diffondere un nuovo concetto di allevamento basato sul benessere animale, sul rispetto del territorio e di tutte quelle che sono le buone pratiche agronomiche. Una delle basi importanti di questo progetto è proprio recuperare quelle antiche razze rustiche molto forti, che mantengono tutte le caratteristiche per adattarsi bene a un determinato territorio e che sono andate quasi completamente perse con l'avvento dell'allevamento intensivo. Credo che la didattica sia un modo veramente importante per arrivare a tante persone, dai bambini agli adulti, e far vedere che esiste una realtà diversa dove l'animale viene allevato in tutto rispetto della sua indole, del suo carattere, e comunque si rimane all'interno di un bilancio positivo dell'azienda agricola. La mia follia che migliora il mondo è proprio quella di continuare a credere che le piccole aziende agricole possano dare un apporto veramente importante al territorio e che gli animali delle razze antiche, pur essendo molto meno produttivi e redditizi, ma siano una ricchezza incredibile per il nostro vivere quotidiano, perché ci danno un esempio meraviglioso di resilienza e di adattabilità a tutte quelle che sono le caratteristiche di un determinato territorio. E follia è anche continuare a tentare di portare una didattica diversa nelle scuole e negli adulti, basata sulla creazione di un vero contatto con gli animali e di una reinterpretazione del loro linguaggio non verbale. E follia è anche continuare a credere che la rete tra le persone sia l'approccio del futuro e che quindi la collaborazione tra aziende agricole e non solo sia davvero una ricchezza da recuperare e un grande valore per il futuro.